Ben ritrovati con la seconda edizione di oggi della nostra rassegna stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Festa del Fatto Quotidiano, l'intervista a Speranza, che dice lo studio segreto fu scelta del CTS dal vaccino anti-influenzale, 17 milioni di dosi basteranno. Il ministro della Salute alla festa del Fatto Quotidiano, intervistato dalla vice direttrice Maddalena Oliva e da Gard Lerner, dice: mi è stato presentato da un esponente che faceva parte del gruppo di studio di una regione governata da Matteo Salvini, e dice sì al MES. Da dovunque vengono i soldi, è una spesa giusta, se si parla di sanità. Sull'app Immuni dice: dobbiamo rilanciarla, in questo passaggio di apertura delle scuole è uno strumento straordinario, possibile che ci siano membri delle opposizioni che invitino a non scaricarla? Sondaggi: il consenso del governo stabile al 60%, Conte è il leader più amato, poi c'è Speranza, Presidente del Consiglio resta in testa a tutti gli altri leader con diversi punti di distacco. In seconda posizione si piazza il ministro della Salute Roberto Speranza con il 37% del gradimento, poi Giorgia Meloni è la più apprezzata nel centrodestra, Di Maio e Zingaretti sono appaiati e crolla Renzi. Regionali Veneto, il candidato di centrosinistra Lorenzoni ha un malore in diretta Facebook, trasportato in ambulanza in ospedale. Il docente si trovava a casa dove sta trascorrendo il periodo di isolamento per via della positività al coronavirus. Subito è stato soccorso dai familiari in casa. Lo staff ha detto che è un calo di pressione. Scuola, 10 domande dei presidi alla Azzolina, dicono chiarezza sui lavoratori fragili, smart working e pasto da casa. Presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, Antonello Giannelli, ha scritto al Ministero affinché entro il 14 settembre vengano sciolti alcuni nodi cruciali, tra cui anche il tema dell'organico integrativo e la sostituzione del personale assente. Coronavirus, il nuovo DPCM, c'è il ricongiungimento per le coppie internazionali. Confermato obbligo di mascherine al chiuso. Il decreto entrerà in vigore lunedì 7 settembre e sarà valido fino al 30 settembre. Sostanzialmente si tratta di una proroga dei divieti già in corso, stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio del 10 agosto scorso. Tra le principali novità c'è anche l'aumento della capienza massima consentita ai mezzi pubblici, che passa all'80%. Mattarella, nella giornata europea della cultura ebraica, dice: non bisogna sottovalutare i rischi dell'intolleranza e del razzismo. Il capo dello Stato ha inviato un messaggio di auguri alla presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Noema Di Segni. Il presidente ha ribadito l'importanza di dialogo e rispetto tra le culture, valori alla base della Costituzione repubblicana. Operai caduti nel silos è morto Francesco Gennaro, si era buttato per tentare di salvare il fratello Davide. I due sono svenuti asfissiati dalle esalazioni del triturato di mais, cadendo in un silos alto 40 metri. Stavano facendo un'ispezione nell'azienda agricola di famiglia a Cavaller Maggiore, in provincia di Cuneo. Il comune proclama il lutto cittadino. Neonata morta nel Salernitano, l'ipotesi dell'autopsia dice che è stata gettata dal secondo piano poco dopo la nascita. Giovedì erano stati fermati i genitori della bambina. Il padre ora è di nuovo in libertà, la madre resta piantonata in ospedale. Secondo i legali soffre di gravi problemi psichiatrici. Cari amici, termina qui questa seconda edizione di oggi della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.